Vinzi, attacco con te. Conferenza stampa estemporanea per presentare Choco Wine Fest 2024. Estemporanea, sì, direi che estemporanea, più estemporanea di così. Anche in questo caso Choco Wine Fest porta un'innovazione, non le solite conferenze stampa. Abbiamo preferito farla così fuori, anziché seduti nella sedia, tavolo del relatore, la classica conferenza stampa. Noi siamo per la novità. Le novità, e poi mi pare il posto più giusto, perché questo è un posto bellissimo, il Collegio dei Gesuiti, ed è il posto dove ci sarà praticamente il Choco Wine. Lei che mi dice? Una bellissima iniziativa che si inserisce nel solco delle attività che l'amministrazione ha intrapreso per valorizzare il centro storico e anche per valorizzare le eccellenze dei prodotti, in questo caso. Nel solco. Sì, sì. Secondo anno che viene qua? Sì, diciamo che è il secondo anno che stiamo organizzando questa bellissima manifestazione e si cerca di andare. Secondo lei è pure questo che è in tallare? Chiave del vice sindaco. No, mi divertono le battute, insomma, perché nonostante l'estemporaneità sono riuscita quantomeno a rendermi presentabile. Preparino a te il compito con Tania Conticelli di allietare le serate, le giornate, i pomeriggi, tutto quanto. Sì, noi intanto con la frapperimazione saremo sia la mattina che il pomeriggio. Per... troppo serio. Eh? Troppo serio. No, no, erano tutti seri, erano tutti seri. Presidente, la CNA quando si dice ci miso Luca Perdoncava, nel senso che l'ha istituzionalizzato la manifestazione. Ma siamo in videoconferenza, non so. Erasmo Longo, troppo serio, ma adesso a voi il compito di in questi tre giorni di non fare mancare nulla. Certo, noi stiamo preparando tutti i particolari, speriamo che non succeda come l'anno scorso, ma sicuramente no, che il tempo non ci ha aiutato. Quest'anno ci saranno tre belle giornate, quindi penso che la gente verrà abbastanza. Penso, va bene, verrà sicuramente molta gente. Gemelli del Choco Wine, Giuseppe Fiore e Erasmo Longo. Sì, non del gol. No, non del gol, una volta. Siamo pronti per la manifestazione, il vino c'è, il cioccolato c'è, gli animatori ci sono, non manca niente. Dopo quanto detto da Cinzia e dal dirigente che ha parlato di solco, e ha detto bene, perché ovviamente questa si tratta, questa manifestazione è una delle punte di diamante su cui stiamo molto puntando. È chiaro che apre la fase primaverile della vita alcamese e quindi la stiamo vivendo anche perché il tempo, diciamo, ci sta ascoltando, e quindi la stiamo vivendo veramente come una grande festa. Anche questo momento di estemporanea conferenza stampa è un momento di festa. Un'iniziativa per valorizzare, rilanciare ulteriormente quelli che sono, diciamo, i prodotti nostri, quindi il settore dell'agroalimentare, ma nello stesso tempo fare in modo che si rilanci anche la nostra economia, le attività produttive e quindi il turismo. Basta pensare che a livello, diciamo, di assessorati, i soggetti coinvolti sono l'assessorato all'agricoltura, all'attività produttiva e al turismo, quindi è un momento di festa, d'accordo, ma è anche un momento di natura economica e di rilancio delle nostre attività imprenditoriali. Porteremo sempre l'armonia, come facciamo sempre, la frapperimazione per curarci tutti i laboratori dei bambini. Con Tania racconteremo tutta la fiera con la radio live, perciò seguiteci che ci saranno delle belle sorprese, in cantiere abbiamo qualcosa di bello. Parliamo del vino chiaramente, ma anche del cioccolato, sono due grandissimi prodotti che hanno un livello di attenzione da parte della gente.
l'abbiamo condivisa anche perché abbiamo visto che l'entusiasmo, l'impegno insomma che hanno messo sia la STS nella persona di Erasmo Longo e di Giuseppe Fiore e di tutta la componentistica insomma presidenziale nonché della pubblica amministrazione ci ha indotto diciamo a prendere questa decisione, questa scelta, quindi mettere il cappello sì, forse sbagliato sopra l'iniziativa perché di fatto i veri cultori dell'iniziativa, inventori dell'iniziativa sono stati loro. No, sì, ci abbiamo anche quello, soltanto che era più opportuno magari un bel cappellino. Pensi di questa conferenza stampa fatta non in sedie, quando siamo belli, ognuno ha il discorsetto suo fatta qui estemporanea, che ne pensi? Ma con lei, diciamo, al microfono c'è da aspettarsi di tutto. Una cosa diversa, innovativa, diciamo. Noi stiamo raggiungendo più facilmente i cuori, le coscienze, soprattutto l'entusiasmo e la voglia della gente di venire qui. Eh sì, senz'altro, senz'altro, perché, ripeto, le sorprese saranno tante. Cinzia Sierta, a te un resoconto di quello che abbiamo detto fino ad ora. Un resoconto, allora, un resoconto può essere quello, dovete venire per forza, non manca niente. Si potranno portare le famiglie e i bambini, non solamente gli adulti, quindi non c'è motivo per non venire. Dottore De Giorgi, lei ci sarà? Io spero di esserci. Per secondo, lei dove dice? Ci sarò. Ci sarò in spirito. Ora sì. Continua a ridere. Io dove devo andare? Cioè, ad Alcamo, il vice sindaco di Alcamo, assolutamente. Io volevo cogliere l'occasione, Riccardo, per ringraziare, a proposito di solco, nel solco di questi visi c'è stanchezza tanta, però si vede anche il grande impegno, diciamo quello stimolo che è arrivato quando mi hanno proposto l'anno scorso questa iniziativa che io ho colto, io e l'amministrazione, ringraziare intanto chi ha avuto queste idee e chi sta lavorando veramente strenuamente per rilanciare il territorio. Ha detto bene il presidente Orlando, parlando di non solo un momento di festa, perché sarà un momento di festa soprattutto per i nostri bambini, oltre a chi organizza ovviamente da fuori, abbiamo anche i nostri dipendenti comunali, il dirigente, i nostri funzionari che veramente hanno lavorato. Nessuna idea può venire a galla, può essere realizzata se non con il braccio armato, come lo chiamo io, dei nostri funzionari.